Josephine è una serie di sedute molto lineari, disegnate con queste forme sinuose, con questa rotondità, oserei a dire con questa sensazione sexy, no? Volevo dare questa connotazione un po' femminile, un po' sexy al prodotto. Mi hanno chiesto di scegliere un nome. Ho pensato a Josephine, ovvero Josephine Baker, che è questa figura afroamericana degli anni 30, che era un mito in Francia, una donna di spettacolo, che era una provocatrice, però che stava sempre dentro un contesto di eleganza. E questo contrasto fra la provocazione e l'eleganza è un riferimento al progetto di quest'anno. Josephine ha diverse possibilità, la poltrona, il divano due posti, in questa variante che si presenta in fiera è semplicemente sospesa, dove si vedono le gambe di Josephine. Stiamo lavorando anche su una variante dello stesso progetto, dello stesso divano, con un rivestimento, la gonna, per usare il termine giusto, per avere la versione Josephine dressed e undressed. È un divano che si avvicina nel suo linguaggio molto al linguaggio degli oggetti domestici. Vedo ormai negli alberghi c'è anche questa tendenza di inserire dei pezzi domestici in uno spazio pubblico per scaldare, per personalizzare, per rendere più cozy i luoghi pubblici e meno impersonali rispetto a come erano concepiti nel passato. Quindi il linguaggio del prodotto è un linguaggio che funziona molto bene sia nel contesto appunto del contract che anche nel contesto domestico, per questo motivo, perché ha questo linguaggio che è sviluppato in modo che può funzionare in entrambi gli scenari.